Questa pagina serve per imparare le tabelline e per ripassarle. 7 per 1, 7, 7 per 2, 14, 7 per 3, 21, 7 per 4, 28, 7 per 5, 35, 7 per 6, 42, 7 per 7, 49, 7 per 8, 56, 7 per 9, 63, 7 per 10, 70. Vediamo ora senza risultati, così. 7 per 1, 7, 7 per 6, 42, 7 per 2, 14, 7 per 7, 49, 7 per 3, 21, 7 per 8, 56, 7 per 4, 28, 7 per 9, 63, 7 per 35, 7 per 10, 70. Dal 6, 1, dal 5, 7, 2, dal 2 all'8, 6. Dal 9 al 16, 7, con riporto di 1. E l'uno invece di levarlo da qua lo aggiungiamo da qua. Allora. Dal 7 all'8, 1. Dal 9 al 14, 5, con riporto di 1. Dal 3 al 4, 1. Dall'8 al 13, 5. Con riporto di 1, dal 7 al 10, 3, con riporto di 1, dal 4 al 10, 6, con riporto di 1, dal 4 al 12, 8, con riporto di 1, dall'1 al 4, 3, dal 7 al 15, 8. Con riporto di 1, dal 4 all'8, 4, dal 3 al 10, 7, con il riporto di 1, dal 4 al 4, 0, dal 3 all'11, 9, 8, con il riporto di 1, dal 4 al 7, 3. Come facciamo? Prendo due cifre, il 4 nel 17, dov'è? ci è qua. Ci Questo sta qua, sì. 4 volte, 1, 2, 3, 4, con il resto di 1. Abbasso. Basso il 4, il 4 nel 14, Dov'è? Sì. ci sta 3 volte, 1, 2, 3, col resto di 2. Basso. Il 4 nel 27 ci sta 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte con il resto di 3. Proviamo con tre esempi a spiegare tutte le divisioni di due cifre. Ok, prendo tre cifre. Il 5 nel 15 ci sta 3 volte. 3 per 2, 6. 3 per 5, 15. 7 meno 6, 1. 6, 5 meno 5, 0. 1 meno 1, 0. Bene, Prendo tre cifre. Il 5 nel 15 ci sta 3 volte. 3 per 3, 9. 3 per 5, 15. avanti. E cosa succede? Che non ci sta. Allora, togliamo un numero. E al posto di 3 metto 2. E nel quaderno lo facciamo, scriviamo con la matita in modo da cancellare. Adesso 2 per 3, 6. 2 per 5, 10. benissimo. 7 meno 6, 1. 5 meno 0, 5. 1 meno 1, 0. Il 5 e 25 ci sta 5 volte, però è troppo preciso, allora metto 4. 4 per 6, 24, con riporto di 2. 4 per 5, 20, con riporto 22. 8 meno 4, 4. 5 meno 2, 3. 2 meno 2, 0. Bene. Prendo tre cifre, il 5 nel 30 ci sta 6 volte, però è troppo preciso, allora metto 5.
5 per 6, 30, al 34, 4, con il riporto di 3. Sì. 5 per 5, 25, con il riporto di 3, 28, 28 al 32. Bene. Costano 3 spumanti? Fai 24,80 diviso 2 per calcolare uno spumante per 3. E questo? Quanto costano 3 caraffe? Fai 21,20 diviso 3 per calcolare una caraffa per 4. Fai 296. Va bene. Leggi. Quantità 10 casse di pomodori. Ecco. Esco. Leggi bene qui. Terra d'Italia, 2 kg. Lordo totale, 170 kg. Qual è il netto totale? Allora faccio 2 kg per 10, uguale a 20. Poi faccio il lordo totale 170 meno la tara, meno 20, uguale a 150, che è il netto. Che cos'è? Un frigorifero. Vediamo. Che costa 620. Come fai a calcolare l'1%? Beh, metto due manine. Cancello due numeri e fa 6,20. E il 10%? Ne metto una, fa 62. Benissimo. 359. Ok, allora 200 euro, devo calcolare l'1%. Fa 2. Poi il 10% è 20, il 20% è 40. Poi 300, l'1% è 3, il 10 è 30 e il 20 è 60. Allora fai questo. Ok, 220, sì. L'1% è 2,2, il 10% è 22, il 20% è 44. Bene. Proviamo a calcolare la superficie della camera di questa casetta. Ok. 4 per 5. Che fa? 20. Che fa 20, 20 metri quadrati. Bene. Ogni centimetro vale un metro. Adesso, con gli strumenti dell'ultima pagina, proviamo a fare un'equivalenza. Scrivi 20 metri quadrati. Trasforma in decimetri quadrati. 2000. Decametri quadrati. 0,20.